Rieccoci nuovamente qui ragazzi con un nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. La mod di oggi sarà dedicata ad un personaggio che nessuno si potrebbe mai aspettare di vedere effettivamente nel manga o nell'anime di Dragon Ball. Sto parlando di Cell che è riuscito ad assorbire Jiren. Ebbene sì ragazzi, a quanto pare in questo diciamo what if, perché bisogna chiamarlo what if, potremmo dire, e se Cell al posto di Freezer fosse andato al torneo del potere, dopo ovviamente un duro allenamento, anche se devo ammettere che se Freezer ce l'ha fatta in 4 mesi a passare dalla potenza minore di quella di un Super Saiyan a quella di a quella che aveva col Golden, che è quasi riuscito, anzi stava riuscendo a sconfiggere Goku Super Saiyan Blue in 4 mesi, quando quell'altro si è allenato per, non so, adesso sparo un numero, quasi 30 anni. Ma va bene, pensate a Cell che è l'essere veramente, l'essere perfetto, con le cellule dei Saiyan e di Freezer, cosa poteva fare in 4 mesi? Buon, comunque, allora, in questo What If, Cell assorbe Jiren e acquisisce delle capacità straordinarie. Allora, prima di continuare ragazzi vi mostro, allora, abbiamo le tecniche Supernova Clear, Impatto Potenziato, Essence River, Carica Suprema. Le ultimate sono Blazing Megaton e Supernova Kamehameha. Poi abbiamo l'onda super esplosiva come evasiva e Full Power. Ebbene sì ragazzi, abbiamo anche la trasformazione Full Power per Cell con Jiren assorbito. Allora, prima di cominciare con l'allenamento e poi passare alle battaglie, vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio. Mi raccomando, bombardatelo di like, commentate facendomi sapere cosa ve ne pare della mod. Ovviamente tutti quanti direte, sembra una PlayStation 5. E a dire la verità, anche a me sembrava una PlayStation 5. Però, va bene, dopo averlo provato, ammetto che c'è gusto giocare con lui. E se non siete iscritti ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, partiamo subito in allenamento con la mod. Ottimo, allora eccoci qua, adesso faccio il solito trucco, che trucco non è, però vabbè. Se potesse essere già preimpostata sarebbe una cosa fantastica, ma va bene, non chiediamo troppo. Ok, allora, eccolo qui in tutto il suo splendore, bianco. Certo, dai. È veramente bella la mod, mi piace un casino esteticamente parlando. Vediamo il moveset quadrato. Triangolo. Le sferette. Mancata. Vediamo le altre, la combo. Ottimo. Vediamo la presa. Ok. Ora passiamo alle tecniche. Allora, questa era la carica suprema, ragazzi. Poi abbiamo Supernova Clear. Impatto potenziato. Che vabbè, ci sta. Mancato. Anzi, mancata, scusate. Essence River. Praticamente gli assorbe l'energia. Come se ne avesse bisogno. Tra un poco assorbe anche lei. Però devo ammettere che magari potrebbe diventare più debole.
O forse no. Boh. È un altro essay questo, ragazzi. Poi abbiamo... Boh, la carica suprema ve l'ho già fatta vedere. Abbiamo Blazing Megaton come Ultimate. E Supernova Kamehameha. Poi abbiamo l'evasiva, l'onda super esplosiva ed infine la forma full power. Ok, allora... Questa è la mod di oggi, ragazzi. Adesso passiamo alle battaglie vere e proprie. La prima battaglia, ragazzi, vede Cell versus Toppo a Kaishin. Ovviamente a questo punto, dopo che Cell si è assorbito Jiren, mi sa che Toppo ha poche speranze di vittoria. Comunque... Ok. L'ho mancato. Ottimo. Anche perché lo stiamo demolendo. Adesso manca solo che prenda anche il potere della Kai e siamo fottuti, ragazzi. Ecco, fatta. Adesso vi immaginate, cambia tecniche e fa anche la Kai. Vediamo di concludere Blazing Megaton. E sono riuscito a mancarlo. Mi ha ripreso. Wow! Toppo è andato, ragazzi. Chi potrà mai fermare Cell? Comincia, ragazzi, col secondo scontro nel quale, come potete ben vedere, stiamo affrontando Gogeta Super Saiyan Blue. Ma con lui voglio fare sul serio, quindi vai di full power. Niente, non riesco a colpirlo con quell'impatto. Ma è dall'altra parte. Grazie per l'energia, Gogeta. E ora sparisci. E invece no. Se non sto attento, qua sparisco io, mi sa. Per fortuna che abbiamo ancora le cellule di Junior. Ah, a quanto pare la versione full power assorbe, cioè consuma l'aura. Peccato. Che cacchio sto facendo?
Volevi? E invece no. Colpito e distrutto, ragazzi. Mi sa che dovrà intervenire Zeno, mi sa. E vabbè. Comunque, noi non lo scopriremo perché il video si conclude qua. Vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio, sperando ovviamente che la mod vi sia piaciuta. Commentate facendomi sapere cosa ne pensate della mod, giustamente. Ma soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, amici miei, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Grazie ancora ragazzi, noi ci risentiamo al mio prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!